Ciao a tutti, siamo alla Fiera del Libro per Ragazzi in questa giornata ricchissima di incontri. Oggi ho avuto il piacere di incontrare finalmente un'autrice di cui ho letto qualche tempo fa un libro, in particolare Black Hole, Silvia Vecchini, che è qui con noi. Grazie intanto per questa possibilità. Grazie a te. So che tra l'altro qui hai anche un altro libro all'attivo, lo facciamo vedere intanto, che è per i più piccolini. Ecco, si intitola Una foglia, insieme a Daniela Iridemurgia, che immagino sia l'illustratrice. Benissimo. Ecco, e invece il libro di cui parliamo oggi, che è appunto Black Hole, è rivolto a un pubblico di adolescenti, così come sono i due protagonisti. Ce li vuoi brevemente presentare? Sì, abbiamo Giulio, che è un ragazzo che fa le medie e sta vivendo un'estate un po' particolare. Noi a volte immaginiamo l'estate dei ragazzi sempre piena di cose da fare, magari viaggi, vacanze, incontri. In realtà ci sono tanti ragazzi per cui l'estate è un tempo di sospensione dagli impegni, no? Da tutto il tempo organizzato dagli adulti e diventa, per chi è in qualche condizione magari un po' più fragile o marginale, può capitare invece di avere di fronte dei mesi anche lunghi, un po' solitari, con un tempo da organizzare magari per la prima volta da grandi, cioè in maniera autonoma, scegliendosi cose da fare, amici da chiamare. Appunto, magari per qualcuno che è più in difficoltà, questo tempo può sembrare anche molto lungo e anche un po' difficile da capire subito, no? In cui entrare. E quindi ecco, lui a casa con la madre e anche i due nonni anziani, la madre si deve occupare per qualche emergenza di questi nonni e viene lasciato praticamente libero, insomma un po' per la prima volta, di scegliere anche che cosa fare. Si ritrova però fin da subito un po' spaesato, con magari pochi amici, o non è esattamente in tempo a cogliere le occasioni che ci sono attorno a lui, e viene attratto in maniera, diciamo, un po' misteriosa da una casa abbandonata. In copertina abbiamo scelto di mettere questa immagine, da una casa abbandonata, e lì trova dentro una ragazza che già la occupa. Per molta parte della giornata lei sta lì, si è portata anche delle sue cose, e è l'altra protagonista, che è Samantha, una ragazza più grande, anche lei insomma con una storia in quel momento abbastanza difficile. E quindi questi due personaggi si ritrovano in un luogo neutro, fuori dal circolo degli amici, ma anche fuori dal tempo strutturato della scuola, dell'inverno, ma anche fuori dalla loro famiglia, e si avvicinano, si conoscono in questo posto che è un po' cadente, ma forse è più una casa che si è interrotta, un po' come le loro storie in quel momento sono ferme e devono capire da che parte ricominciare. E la parte femminile del romanzo è una parte molto particolare, infatti lei è una ragazza che si porta dietro un peso dall'infanzia, un peso molto grosso che rischia di farla cadere nel famoso buco nero di cui parla, buco scuro di cui parla appunto il titolo, un po' l'estate di lui ma la vita di lei è così complicata. Sì, io ho scelto questa immagine perché ho pensato questo protagonista Giulio, maschile, appassionato di astronomia. Sono questi anche gli anni in cui sbocciano delle passioni molto forti. Lui sta leggendo un libro di cui non capisce esattamente tutto, però è molto affascinato da questi numeri, dalle distanze, dalle grandezze che lo fanno pensare a qualcosa che lo superano, no? Una cosa più grande, in cui si sente molto piccolo, molto piccolo. Però il mondo delle stelle lo affascina. Ho pensato a questo, ecco, ai buchi neri, perché sono uno degli aspetti più misteriosi, no? Con questa linea di orizzonte e degli eventi che cioè da una parte ci attrae, dall'altra parte non sappiamo che cosa, dove finiremo, cosa succederà. Un po' quello che succede a lui in quel momento crescendo. Però è anche un'immagine sia del passato,
di Samantha. E l'ho voluta, questa immagine del vuoto, l'ho voluta un po' disseminare un po' in tutta la storia, perché loro fanno dei giochi in cui si mettono in pericolo in realtà, perché camminano su una specie di cornicione con un vuoto sotto i loro piedi. Vicino alla casa c'è anche un pozzo, cioè un punto ancora più rischioso della casa stessa, che è pericolosa per loro comunque. Come se sempre stessero vicini a un margine che può farli cadere davvero. L'ho inserito anche questa idea appunto del cadere, del sentirsi mancare un po' la terra sotto i piedi, anche nei giochi che fanno quando sono al parco acquatico, quindi c'è uno scivolo che si chiama proprio Black Hole, no? Uno scivolo di questi veloci, velocissimi. Oppure il salto dal trampolino, cioè loro stanno un po' sfidando un limite, però non è tanto il limite dei giochi o del pericolo, quanto poi appunto della storia si capirà, è il limite di quanto di quello che ci accade si può raccontare all'altro, o di quanto chi ci sta vicino può conoscere di noi. No, c'è un limite che Samantha aveva messo molto, molto forte, invece pian piano Giulio, con la sua capacità, anche l'intuizione, questi continui rimandi anche alle stelle, alla sua insomma, capacità proprio di indagare, ecco, riesce ad arrivare fino a intravedere, a capire che in casa di Samantha è successo qualcosa di molto grave. Ecco, lui potrà dare una mano o comunque far sentire la sua vicinanza, ma poi ci sarà qualcuno che dovrà farsi carico della situazione da adulto. La cosa interessante è appunto il buco nero, senz'altro quello che può rappresentare per ognuno dei protagonisti, ma anche per gli adulti. Spesso l'adolescenza è un periodo che ognuno di noi ha vissuto, fortunatamente, che però fatica a capire nei propri figli o nei propri amici. E questo può essere anche un modo per riuscire a capire esattamente che cosa provano i ragazzi in certe situazioni. Magari anche, come dicevi tu, Giulio, viene messo per la prima volta alla prova a organizzare il proprio tempo. Anche questo non è facile dal punto di vista dei ragazzi, mentre magari per un adulto può essere una prova di indipendenza. Forse sono anche due punti di vista diversi, e in questo libro provi a sondare l'altro aspetto. Sì, sì, è proprio un momento di cambiamento, no? Anche molto veloce per i ragazzi, anche se poi dura poi parecchio tempo, però la presa di coscienza che qualcosa è cambiato arriva a volte abbastanza velocemente, e secondo me non sono pronti nemmeno gli adulti ecco, nel senso che si fatica spesso con i ragazzi. Io vedo la difficoltà di capire quando sono pronti per una cosa oppure no, proprio perché sono un po' anfibi, cioè hanno bisogno sia dell'acqua che della terra, sia di uno stato così di sicurezza che è quello della famiglia, degli affetti, della casa, la protezione, sia della scoperta. E allora c'è sempre questo scarto tra quello che magari un adulto può pensare e quello che il ragazzo invece ha già acquisito, ha già pensato, immaginato. Però è divertente anche questo, ecco, che non ci sia fino in fondo questa conoscenza che esaurisce tutto, proprio perché l'adolescenza secondo me è proprio un terreno di scoperta per i ragazzi, ma anche per gli adulti che li accompagnano, che devono anche loro cambiare qualcosa. Infatti, noi non svegliamo altro del romanzo, io ti faccio però un'ultima domanda. Che cosa ti piacerebbe che restasse ai ragazzi dopo aver letto il tuo libro? È difficile, però forse sì, l'idea che tra l'avventura, insomma, le cose anche che fanno insieme questi due personaggi, l'idea che crescere è anche saper chiedere aiuto. Ecco, iniziare a,
a capire a chi puoi dare fiducia e a chi vale la pena dire qualcosa di te, di importante, cioè iniziare a scegliere proprio quando c'è bisogno, fidarsi e chiedere aiuto a qualcuno. Bellissimo messaggio, così come bellissimo anche Black Hole che consigliamo di Silvia Vecchini, uscito per San Paolo. So che volano in pentola tante cose, quindi sentiremo nuovamente il tuo nome presto. Vediamo, grazie. Grazie ancora. Grazie, ciao.